Il mio nuovo case, ROG Strix. Accendiamo la luce così vi mostro la mia postazione con il nuovo case al lavoro. Allora, togliamo la sedia. Case che finalmente ho montato, ho tenuto per mesi in cantina, nonostante l'avessi comprato già molto tempo fa, e il ROG Helios con i suoi maniglioni in cordura per muoverlo. Vabbè, l'interno è quello del precedente computer. Partiamo dalla scheda madre, che è una Maximus Hero 11 con il wifi, il raffreddamento a liquido è quello della ROG, lo Sciuli, come diavolo si chiama. La scheda video è ancora la RX 580 da 8 giga della ROG e quando avrò la nuova ROG la monto. L'alimentatore è il ROG Thor da 850 watt con il suo display sul consumo istantaneo. Poi c'è anche lo spotlight della ROG, quello che oltre che farlo sul vetro, quando c'è il vetro, il simbolino della ROG lo fa anche sul muro con cui ho iniziato il video. Poi completano 32 giga di RAM della G-Skill, le Trident Z, l'SSD Delta Max, quello con il display illuminato RGB, poi le cuffie ROG, il mouse e tastiera ROG. E lo schermo ROG, quello piatto dell'Asus, ce l'ho giù nella postazione in cantina. Qui ho quello curvo a 32 pollici per giocare. Ah, poi completo la postazione la scrivania con i saliscendi. Ritorniamo alla posizione a me preferita. Poi rimontiamo il suo vetro laterale. Per via della colorazione non si vede. Va bene. Ecco voi.